Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Milan Insight. Giornata di analisi e pagelle, Milan Porto 1-1, non il risultato che speravamo, ma c'è ancora una flebile speranza, una piccola luce di speranza. Bisognerebbe far coincidere una serie di congiunzioni astrali, oserei dire, ma tant'è, questo è. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente il like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi ricordo il sito di Milan Insight www.acmilaninsight.com e in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight e il mio per rimanere costantemente aggiornati. Allora ragazzi, Milan Porto 1-1, dicevamo, non il risultato sperato. Bisogna essere obiettivi nel dire che è stata una partita ben giocata da Porto, che si è confermata squadra tosta, squadra preparata, un'ottima squadra. Se il primo tempo fosse finito 0-2-0-3, non c'era niente da dire, bisogna essere sinceri e leali, ma tant'è, lo 0-1 c'è sempre una macchia, c'è sempre una macchia. Fallo su Bennacer, non fischiato, con conseguente gol subito. Io aspetto con ansia di subire un gol regolare. Vabbè, quasi aspetto con ansia. Vabbè, scherzi a parte, rimane giusto il fatto che bisogna dire, per essere leali e sinceri, che il Porto ha meritato comunque il vantaggio. Ripeto, se fosse finita 0-2-0-3 non c'era nulla da dire. Milan che si riprende nel secondo tempo, trova il pareggio su un tiro di Kalulu che secondo me era in porto e quindi dovrebbe essere gol di Kalulu, ma tant'è, la UEFA ha segnato l'autogol, cambia poco. Il Milan ci prova con un assetto più quadrato, più ordinato, trova anche il vantaggio per 2-1, ma purtroppo è fuori gioco di Teo. E se Krunic avesse anticipato poco poco il passaggio, stavamo godendo per una vittoria. E poi il Porto che ha capito che il pareggio fondamentalmente gli andava bene, ha mirato a difendere e va bene, ed è finita così. Rimane una speranza, vediamo. La prima delle congiunzioni astrali c'è stata ieri con la vittoria del Liverpool. Ora il Liverpool dovrebbe vincere anche quella con il Porto la prossima e noi andare a vincere in Spagna. Dopodiché dovremmo vincere l'ultima con Liverpool noi e dobbiamo sperare un pareggio secco Atletico Porto. Difficile, quasi impossibile, ma tant'è. Allora ragazzi, andiamo con le pagelle. Tatarusano 7. Come ho detto prima, se il primo tempo fosse finito 0-2-0-3 non c'era nulla da dire. Il merito è di Tata, che compie due grandi parate, non può nulla sul gol e quindi 7. Sarebbe stato bello se questa bella partita di Tata sarebbe coincisa con una vittoria, ma vabbè, tant'è. Calabria, voto 5, purtroppo su Luis Diaz non ci capisce veramente niente, dispiace dirlo, oltretutto anche in fase offensiva non dà il giusto apporto, esce per vertigini ed entra Kalulu al suo posto che invece complice il miglioramento del Milan nel secondo tempo, anche lui fornisce una buona prestazione, trova il gol o comunque sia causa l'autogol sulla punizione, nel complesso anche buone sortite offensive che gli conferiscono un 6,5. Tomori 6 più, ho dato 6 più, in generale nell'atteggiamento di fatica del Milan c'è anche lui, però tiene a
tiene a bada, tiene a galla la barca quando sta per rischiare di affondare, ingaggiando spesso dei duelli fisici con gli attaccanti del porto e spesso uscendone vincitore, soprattutto quando si tratta di andare in velocità. Romagnoli 5,5 invece, non tanto per la prestazione difensiva, dove tiene anche discretamente, anche se Van Nilsson gli sfugge sempre alle spalle, arrivato a un certo punto lo devi pure capire il movimento che fa ed evitare, insomma, che gli arrivi il pallone. Il 5,5 gli costa per la questione dell'apporto dal punto di vista offensivo. Non ha azzeccato un passaggio, un lancio lungo li ha sbagliati tutti in maniera, ma non di poco, in maniera grossolana, in maniera emblemare, quindi 5,5 per me per Romagnoli. Teo voto 6, le azioni più pericolose derivano sempre da lui, fa le sue solite sgroppate, anche in difesa fondamentalmente tiene bene. Mancherà domenica, per pochi centimetri non fornisce l'assist del gol vittoria, mancherà domenica e sarà una grossa assenza. Bennacer 6 più anche lui, deve pagare in termini fisici, c'è una mosca che ci dà fastidio, per andare gentilmente via e non disturbarci, grazie. Bennacer 6 più, paga in termini fisici lo scontro con il centrocampo portoghese, però compensa in termini di agilità e tecnica. È stata una buona prestazione da parte di Bennacer, è molto simile anche a quella di Tonali, che però prende un quarto di voto in meno, prende 6 semplicemente perché è stato un pochettino, nonostante sia stato forse più voglioso, più acclamato diciamo così, più plateale negli interventi perché sono stati acclamati dal pubblico, è stato un pochettino più impreciso quando si trattava di impostare ecco i lanci lunghi. Poi entra Kessié al posto di Tonali. Fondamentalmente quando entra Kessié il centrocampo viene sempre saltato perché ci sono capovolgimenti da una parte e dall'altra, quindi Kessié deve semplicemente stare lì, mantenere la posizione, cercare di impedire le sortite offensive per quanto possibile. In un paio di occasioni cercano di puntarli, non lo superano. Sei di base, ecco, mettiamola così. Saelemaekers 5,5. Io dico, forse dovrebbe correre di meno, perché arrivare stremati e non essere lucidi nella zona cruciale e principale in cui tu devi fare la differenza, perché sei un'ala destra, sei un trequartista di destra, non mi va bene. A me personalmente, poi magari ad altri sì, deve correre di meno ed essere più incisivo quando si tratta di tiri o assist decisivi. 5,5. Diaz, peggiore in campo, purtroppo 5. 5 perché purtroppo si vedono i postumi del Covid, ne risente tanto, non ne azzecca praticamente una. Esce poi per Krunic che prova ad ingaggiare, rispetto a Diaz, avendo più fisico, ingaggia dei duelli dai quali esce pure vincitore, guadagna qualche buona punizione, sei di base, nulla di eccezionale. Leao 6 più, o 6, vado a vedere. No, sì. Da lui ci si aspettano sempre grandi cose. È evidente che lui abbia bisogno di riposare. Infatti, Pioli alla fine gli risparmia quella decina di minuti. Quando si accende è determinante, riesce sempre a creare pericoli. Ce lo si aspetterebbe sempre così, ma è anche comprensibile che non possa puntare 40 volte ogni santa partita, ogni 3 giorni l'avversario. Giroud, sei più. Forse dovrebbe gestire meglio i palloni alti che vengono dalla difesa, però alle 2 occasioni più grandi della partita, solo 2 grandi parate del portiere avversario gli impediscono il gol. Primo sul tiro a giro dal limite dell'area, secondo su una giravolta
appena entrati in area, due grandi parate che gli impediscono il gol, sia pure nella seconda occasione che poi nasce il gol di Calulu. Complessivamente una buona prestazione di Giroud. Ibra entra, per poco non segue il gol vittoria, mette comunque in apprensione la difesa, non ha altre nitidissime occasioni, forse solo una dove poteva scattare leggermente prima su un filtrante di Leao, ma probabilmente se fosse scattato prima sarebbe stato fuori gioco. Voto 6 per Ibra. Pioli per me voto 5. 5 perché in una partita che... Ah, punto prima, non hai trovato un rimedio al pressing forsennato del Porto, e in secondi su una partita che tu devi vincere mi devi spiegare perché non metti le due punte e togli Giroud per mettere Ibra. Io non lo capisco. Poi vuoi mettere Maldini, che tra parentesi è senza voto quando è entrato al posto di Leao, non mi togliere giusto appunto il portoghese, togli Saelemaekers. Questo è quanto. Io vi saluto ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi impegni di Milan Inside. Ricordatevi like, iscrizione, campanellina e tutti i link dei profili social e il sito. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.